Bentornati a Harry Potter e la pietra filosofale. Dovevamo andare al duello di mezzanotte organizzato da Malfoy. Intanto è bellissimo che mi seguano così. Sarebbe stato bello avere Ron e Hermione che ci seguivano, ma purtroppo tutte le missioni le facciamo da soli e non le abbiamo nemmeno nel party. Quindi scendiamo alla sala dei trofei, dovrebbe essere al, non mi ricordo, quarto, terzo piano, non ricordo davvero. E qua abbiamo Hagrid. Harry, torna a letto, non è sicuro stare qui fuori, ci sono degli insegnanti nei paraggi. Non potremo usare manco i passaggi segreti per farli più veloci perché saranno tutti bloccati e appunto ci sono i professori che fanno la guardia. Che piano siamo? Quinto, forse qua? No. Mi ricordo che è in basso la sala dei trofei, appunto. Sono chiusi i passaggi segreti. E andando potremmo trovare dei professori a guardia. Appunto, qui c'è la professoressa Sprite, che fanno la guardia ai corridoi di notte. Qua c'è Madama Pince, che ci ignora, cioè siamo passati davanti, cioè ignorato completamente. Quarto piano. No, non è nemmeno qui. Allora era al terzo o al secondo. Vediamo qua. Ecco qui, la sala dei trofei. Ci siamo. Teniamo gli occhi aperti. Malfoy e Tiger potrebbero essere già qui. Diamo un'occhiata in giro. Tanto adoro quando nei giochi di Harry Potter si va in giro di notte. In tutti i giochi di Harry Potter. Esaminiamo robe e la musica la ghicchia come sempre. Qua non c'è niente. Ma dove diavolo è Malfoy? Annusa qua dentro, Ciccina. Malfoy ci ha detto che li avremmo trovati qui. Wow! Esatto, Malfoy non aveva assolutamente intenzione di duellare, l'ha fatto per farci cogliere in flagrante da Gazza. Quindi ora entriamo qui dentro. Qua non ho mai capito, sembra. Ha tutta l'idea di un enigma questa stanza, tipo che boh, ti colpiscono le statue quando passi. Però boh, non fanno niente, cioè sono ferme. Vabbè. Comunque andiamo da qui, ovviamente non possiamo passare dall'entrata perché c'è Gazza che ci aspetta con Mrs. Spur, dobbiamo trovare un altro modo di andarcene via. E qua troviamo l'incontro tra Piton e Raptor. Sei riuscito a trovare un modo per arrivare alla pietra filosofale? Io non so. Dimmi almeno come superare quei tuoi abracadabra da quattro soldi. Ma sarebbe un tradimento. Faremo presto un'altra bella chiacchierata quando avrai deciso da che parte stare. Grazie al cielo non ci hanno visti. Cos'è la pietra filosofale? Non lo so, ma Piton vuole rubarla. Gazza, ci siamo dimenticati di lui. Presto, nascondetevi. E ovviamente si va alla sala proibita del terzo piano. No, del secondo piano, non mi ricordo. Harry, guarda, non dovresti prendere in giro il modo di parlare del professor Raptor? No, guarda, via, preferirei affrontare Gazza piuttosto che quella cosa. Perché tengono un mostro come quello chiuso a chiave nella scuola? Non avete visto la botola su cui poggiava le zampe? È evidente che fa la guardia a qualcosa. Scommetto che fa la guardia alla pietra filosofale. È pericoloso e inoltre si è fatto tardi. Andiamo a vedere se la signora grassa con l'abito rosa è tornata. Quindi torniamo velocemente a Grifondoro. Faccio di nuovo Madama Pince. Permessi come un libro aperto, Harry Potter, torna immediatamente al tuo dormitorio. Prima ci ha ignorato, ci ha fatto passare tranquillamente.
siamo quasi. Ecco, Hagrid. Ed ecco il settimo piano. Via, tutti a dormire. Grugno di porco. Entra pure, caro. Dovete smetterla di correre simili rischi. E ora, se non vi dispiace, io vado a letto. Anch'io. Oscar non riesce a dormire senza di me. Dovremmo raccontare di Piton alla professoressa McGranit. Sono convinto che non ci crederebbe. E anche se così non fosse, sarebbe la prova che la notte scorsa stavamo girando per i corridoi. Può darsi, ma dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo bisogno di altre prove, se vogliamo convincere la professoressa McGranit. Dobbiamo capire cosa sia questa pietra filosofale. Ottima idea, ci penseremo domani però. Questa notte ho già avuto la mia razione di avventure. Buonanotte, Harry. Buonanotte, Ron. Sei riuscito a tornare a Grifondoro dall'avventura del duello di mezzanotte. Ora i corridoi di notte, i corridoi di Hogwarts di notte non sembrano più così inaccessibili. Intanto il tempo scorre. 7 qualcosa. Non sei stanco di Hermione? È convinta di sapere tutto. Non c'è da stupirsi se nessuno la sopporta. Cattiverie gratuite. Come hanno potuto parlare in quel modo di me? Beh, qui Harry e Ron no, Hermione non erano ancora amici, diciamo. E stringeranno la loro amicizia dopo questo evento che sta per accadere. Credo che ci abbia sentito. Hai visto Hermione Granger? L'ho vista poco fa, ma non so dove sia andata. Beh, cercala, tutti devono radunarsi per la festa di Halloween. Bene, andiamo a cercarla. Ron, non mi segui? Ron? Ron? Ok, vabbè. Stai cercando di svignartela, non te lo permetterò. Stai qui e partecipa al banchetto. Accidentaccio, ora come facciamo a salire su? Oh, Harry! È una scala! Pace a Gazza, non permetterò a nessuno di mettere in disordine il mio bel sotterraneo. Rimani qua su alla festa, dopo toccherà a me fare le pulizie. Ron, hai qualche idea se mi rispondi? No, perfetto. Beh, al diavolo, io vado alla festa. Nope. Non si può ancora entrare, le decorazioni non sono pronte. Ma io voglio fare. qua non possiamo uscire. Non puoi andarsene in giro all'aperto a quest'ora, Harry. Tutti gli accessi sono bloccati. Hai visto Hermione? È nel bagno delle ragazze del primo piano, che piange grazie a voi. Oh no, non volevo che arrivasse a tal punto. Tutti nella sala grande, che la festa di Halloween abbia inizio. Un mostro al primo piano. Pensavo di doverglielo dire. Io ve l'ho detto. Prefetti, riportate immediatamente i ragazzi nelle rispettive case. Immediatamente. E altri 1000 punti a Gryffindor. Come ha fatto a entrare un mostro? Forse è stato Pix per fare uno scherzo di Halloween. Aspetta, Hermione non sa niente del mostro. Dobbiamo avvertirla. Dobbiamo sbrigarci a trovare Hermione, Harry. Sappiamo che da qualche parte è al primo piano. Bene. Andiamo. E ora Piton sarà levato dalle scatole. Perfetto. Ok. Da qualche parte nel primo piano dobbiamo trovare il bagno. Cosa diavolo ci faceva Piton quassù? Penseremo a lui più tardi. Adesso troviamo Hermione. Non senti uno strano odore? Sì, sembra un misto di calzini sporchi e di gabinetto pubblico. Forse
Forse siamo vicini a Serpeverde. Oh oh. Ron, guarda. Dove sta andando? Cos'è stato? Hermione, il mostro l'ha trovata. Harry, devi salvarla. Andiamo. Ok, salvatina. E via. Spero di farcela a questo livello. Siamo ancora al 30. Spero davvero di farcela. C'è una battaglia un po' tosta. Ok. Oh, quanto è grande. Allora, qui è molto utile Mucus ad nauseam. Ora iniziano i boss belli tosti. Quindi, pum! Bello l'effetto qui. Molto più bello del 2. E riceverà dei danni costanti a ogni turno. E ora andiamo di Verdimilius. No, abbiamo solo l'uno, ma che tristezza. Wow. Abbiamo solo l'uno. Li facciamo pochino. Perfetto. Altri 20. Sì, sarà un po' lunga questa. Go. Ah, un bel critico. Aia. Tra poco ci diamo una curata. Perfetto. Perfetto, ci ha fatto 0. Guardate quanto è forte il Mucus ad nauseam, il danno che sta ricevendo ogni turno. Non sembra mai tantissimo. Gli avremmo fatto molto meno danno a quest'ora. È davvero utile come incantesimo. Altri 20. Beccati questo. Accidenti. Ok, ora berrei volentieri una pozione rigeneratrice. Abbiamo anche quelle grandi, perfetto. Ne avevo un'altra per sicurezza. Ho paura che mi faccia dei critici. Perfetto. Bravissimo, prendi altri 20. Verdimilius. Dovremmo sbloccare gli altri, cavolo. Ah, tra poco dobbiamo prendere anche una pozione pepata. Dopo questo. Perfetto. È un peccato, ma dobbiamo usarla. Perché con il flipendo non gli faremo nulla. Ok, un altro po' e dovrebbe essere fatto. Ok, al prossimo turno dovrebbe essere morto di ve col veleno. No, non ancora. Allora beccati questo. Oh yeah. Yes! Ce l'abbiamo fatta. Ci ha dato molto più oro il topo alla Gringotts. Ci ha dato 500. Hermione, va tutto bene? Sì, credo di sì. Cos'è successo? Siamo nel bagno delle ragazze. Voi tre stavate cercando quel mostro? È una vera fortuna che siete ancora vivi. Ero andata in cerca del mostro, perché pensavo di essere in grado di affrontarlo da sola. Sa, ho letto tutto sui mostri. Se Ron e Harry non mi avessero trovata sarei morta. Quindi la responsabilità è tua. 5 punti meno a Grifondoro. Torna al tuo dormitorio. Sì, Serpeverde è minacciosa. Quanto a voi due, non molti allievi del primo anno avrebbero saputo tenere testa a un mostro di montagna così grosso. Vincete 5 punti ciascuno per Grifondoro. Potete andare. Quindi ne abbiamo persi solo 5 in teoria. Oh yeah! Hai sconfitto il mostro e salvato Hermione. Ritieni che la nuova combinazione di figurine dispositive presso il club dei collezionisti sia la giusta ricompensa per il tuo eroismo. Scusate. Era un singhiozzo strano. Professoressa. Professoressa. Boh, qua nessuno ha voglia di parlare più. Combinazione di figurine. Ho esaminato poca roba. Va bene. Possiamo tornare a Grifondoro. Diamo una salvata.
È stato carino da parte tua toglierci dai guai in quel modo. Beh, voi mi avete salvata nonostante il mio comportamento. Sentite, dovremmo essere amici e aiutarci a vicenda. Sconfiggere un mostro è quel genere di esperienza che rinsalda l'amicizia. Amici, avremmo meritato un maggior numero di punti per la nostra impresa. Mi è venuta un'idea, dovremmo parlarne con Hagrid. E il guardia... E qua c'è scritto guardia caccia, vedete che non sono pazzo? Prima c'è scritto guarda caccia, ma anche se fosse guarda caccia non ha senso. Boh, non lo so. E il guardia caccia? E sa tutto sugli animali. Forse sa qualcosa anche sul cane a tre teste. Non ci avevo pensato. Anche se non so... Anche se non ne sa niente, scommetto che potrebbe facilmente scoprire qualcosa. Andiamo. Dannato coso. Guarda, mi ha morso. Come si fa a tenere a bada tutte e tre le teste contemporaneamente? Chiedo scusa, c'è qualcosa che non va? Sta zoppicando. Mi stai forse spiando, Potter? Forse dovresti prestare più attenzione ai tuoi studi e meno alle cose che non ti riguardano. Tre teste. Il giorno di Halloween ha cercato di eludere la sorveglianza del cane a tre teste. E sono pronto a scommettere che è stato lui a far entrare il mostro per creare un diversivo. Andiamo da Hagrid. Andiamo, Hagrid. Hermione è passata attraverso la statua. Come ha fatto? Va bene, andiamo da Hagrid. Oh yeah. Così concludiamo anche questa missione. Intanto si è fatto giorno, in teoria è accaduto tutto nella notte di Halloween, ma non lo so, forse c'è stato un time skip. No, in teoria no, l'hanno appena sconfitto il troll, non lo so, dovrebbe essere notte. Peccato. Ciao, non mi aspettavo di vedervi oggi. Piton ha cercato di eludere la guardia del cane a tre teste nel corridoio proibito, e quello lo ha morso. Crediamo che volesse rubare quello che il cane sorveglia, qualunque cosa sia. E voi che ne sapete di Fuffi, il mio cane a tre teste? L'ho comprato da un greco l'anno scorso, e l'ho prestato a Silente per fare la guardia a... lasciamo perdere. Fare la guardia a cosa? Ascoltatemi bene, vi state mischiando in cose che non vi riguardano. Scordatevi del cane. Dimenticate a cosa fa la guardia. È tutta una faccenda fra Silente e Nicholas Flamel. Allora c'è di mezzo qualcuno che si chiama Nicholas Flamel. Non posso aggiungere altro. E intanto il tempo passa ancora. E questo è 25 dicembre. Natale, yeah! Buon Natale, Harry. Buon Natale, Ron. Guarda, abbiamo ricevuto dei regali. Anche se quasi tutti gli altri studenti sono tornati a casa, possiamo divertirci ugualmente. No, no, è vero! Ah, buone feste, miei piccoli studentelli del primo anno. Cosa vuoi, Pix? Regali, 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 sembrano molto belli. Ti pareva? Ridacceli indietro, Pix. È meglio dare che ricevere, ma il meglio in assoluto è nascondere le cose. Potrete rivedere indietro i vostri regali se riuscirete a trovarli. Non permetterò che Pix mi rovini il Natale. Ritroverò tutti i miei regali. La scuola è immensa e deserta. Io rimarrò qui per assicurare che non prenda nient'altro. Accidentaccio, odio questa missione. Beh, ragazzi, anche qui vi lascio con un po' di suspense e ci vediamo nella prossima parte di Harry Potter e la pietra filosofale. Ciao ciao e buon Natale, anche se non lo caricherò a Natale.